Ciao a tutti, qualche giorno fa ho letto la notizia di una donna degli Stati Uniti, del Nebraska, di 61 anni, che ha partorito una bambina concepita in vitro con lo sperma del figlio di questa signora e l'ovulo della sorella del compagno del figlio. La storia è un po' complicata, quindi la ripeto. In altri termini, in pratica c'era questa coppia di giovani omosessuali e che volevano un figlio, quindi uno dei due ha dato il suo seme, la sorella dell'altro ha dato l'ovulo in modo da avere, da combinare il patrimonio genetico delle due parti della famiglia, e la madre del ragazzo che ha dato il seme ha portato avanti la gravidanza. Questa signora di 61 anni, è andato tutto bene, io faccio le congratulazioni a questa famiglia e gli auguro tanta felicità. Oltre a fargli gli auguri, volevo però anche sottolineare la mia contrarietà a questa pratica della fecondazione artificiale, sia per coppie eterosessuali che per coppie omosessuali. Non c'entra il tipo di coppia. Tutti i bambini orfani che aspettano di trovare un genitore, una famiglia che si prenda cura di loro, il voler a tutti i costi mettere alla luce un figlio proprio mi sembra un po' giocare con la natura. Possiamo farlo certamente, la scienza ce lo permette, però dal punto di vista etico io non la trovo una cosa giusta. Tutto qua, volevo commentare questa notizia perché non è la prima volta che i bambini nascono in fecondazione artificiale, però la stranezza della situazione, ecco, mi ha risvegliato questa voglia, ecco, di dire la mia anche su questa cosa. Quindi tanti auguri a questa famiglia e a tutte le altre anche che hanno un figlio concepito in provetta, però ecco, io comunque questa pratica non la considero naturale, non è naturale e non la considero eticamente corretta. Tutto qua, un saluto a tutti, ciao.